vi volevo parlare di un fotografo ed è una lezione che vorrei dedicare intanto ai miei allievi di quinta, nonostante sia un fotografo, quindi si parla di un fotografo e non un regista, perché poi ci sono degli spunti che potete sicuramente prendere per l'esame di maturità. Ma anche ai miei allievi di quarta e di terza, perché parliamo proprio di fotografia, e perché no di quarta, perché insomma è un autore che in qualche modo fa sempre piacere conoscere. Vorrei parlare di Robert Capa, il famoso fotoreporter. Insomma, Robert Capa è nato in Ungheria, a Budapest, quindi è un fotografo ungherese, ma effettivamente il suo vero nome non è Capa, Robert Capa, ma Henry Feldman, ed è nato nel 1913. Vi inviterei intanto a riflettere su questa frase: se le tue foto non sono abbastanza buone, vuol dire che non sei andato abbastanza vicino. È una frase appunto scritta da Robert Capa. È una frase, tra l'altro, riportata in un famosissimo libro che ha scritto lui, molto avventuroso, che si chiama, cioè dal titolo, Leggermente fuori fuoco, Slightly out of focus. E che significa? È insomma lo spirito del fotoreporter. Il fotoreporter riesce a fare un buon lavoro soltanto se è in prima linea. Tant'è vero che spesso, dico spesso, rischia la vita. Ci sono tanti fotoreporter, tanti anche operatori, cameraman, che insomma rischiano la vita e che sono anche periti durante vari conflitti. Quindi se volete fare delle buone fotografie dovete essere sempre in prima linea, e questo non vale soltanto per quanto riguarda diciamo gli avvenimenti bellici, ma anche qualsiasi tipo di diciamo di documento che volete portare in una eventuale redazione, oppure un servizio giornalistico, oppure anche semplicemente un servizio su commissione. Dovete essere in prima linea. Dall'Ungheria si sposta a Berlino. Il Berlino in quel momento, cioè, già aveva più di 20 anni. Berlino è il cuore sempre dell'Europa, è sempre stata una città molto importante, e comincia a conoscere quello che sarà la sua compagna, cioè Gerda Taro, compagna anche socia. E da lì però, nel 33, la situazione diciamo non è proprio gradevole, perché tra l'altro Robert Capa è di origine ebraica, e quindi i due decidono di spostarsi a Parigi, che è naturalmente anche il cuore culturale anche dell'Europa. Solo che si spostano a Parigi cercando naturalmente di vivere di fotografia, solo che diciamo che non sono proprio ricercatissimi. Allora Andy Feldman, allora sempre ripeto, si chiamava Andy Feldman, decide assieme alla sua compagna di spacciarsi per un noto fotografo americano che è proprio là a Parigi, e quindi sta facendo il suo reportage a Parigi, e decide anche di cambiare questo nome, dice di chiamarsi Robert Capa, un po' per assonanza al famoso regista italo-americano Frank Capra. Al che quindi Gerda Taro, magari, lui non si fa vedere, magari Gerda Taro invece si fa vedere nelle varie redazioni delle riviste, e cerca di vendere le fotografie di questo famoso fotografo americano, e naturalmente ci riesce, perché dovete sapere anche che una delle caratteristiche appunto di Robert Capa è quello di sapersi vendere, anche quello di saper barare, e anche è stato un fotografo amante sicuramente del rischio. E naturalmente il momento, la notizia del momento è anche la guerra
civile spagnola, perché c'è stato un colpo di Stato capeggiato anche da Francisco Franco, quindi due fazioni mi sono contrapposte, erano i fascisti di Francisco Franco e i partigiani, detti anche miliziani, che volevano diciamo una democrazia, soprattutto un governo democratico. Gerda Taro e Robert Capa appunto si spostano lungo il fronte di combattimento fra i miliziani e diciamo le truppe capeggiate da Francisco Franco, e fanno tutta una serie di reportage perché dovevano, tra l'altro volevano vendere queste fotografie a una rivista famosissima del tempo che era Life. Questa fotografia che vedete è tra le più famose di sicuramente di Robert Capa. E allora illustra si chiama The Falling Soldier, non è altro che la fotografia realizzata proprio durante una uccisione lungo il fronte di un miliziano, quindi The Falling Soldier, quindi la morte del miliziano. È una fotografia tra l'altro abbastanza anche controversa perché poi successivamente vari diciamo studiosi di fotografia hanno in qualche modo contraddetto che fosse appartenuta veramente a Capa, oppure addirittura che fosse stata costruita apposta, no? Una specie di diciamo una fotografia finta del momento. Oltretutto di questa fotografia non abbiamo assolutamente il negativo, quindi non c'è il negativo. Un successivo ritrovamento di una valigetta piena di diciamo di negativi comunque ha in qualche modo dato valore ha contribuito a rendere diciamo a dare luce a questo mistero, però nello stesso tempo ecco il negativo non c'è. È comunque una fotografia abbastanza controversa, e tra l'altro proprio come potete anche osservare illustra, ci dà tutto il dramma della morte di quest'uomo. E qualcuno asserisce che insomma quest'uomo di cui si sa esattamente nome e cognome non è morto proprio qua nelle colline in Andalusia, nelle colline dell'Andalusia, ma in un'altra occasione. Comunque anche Gerda Taro contribuisce diciamo con un taglio un po' diverso, magari meno fotografie dal fronte, più fotografie di popolazione, della sofferenza della popolazione durante la guerra, però diciamo i due intanto non proprio in quell'occasione, insomma durante la guerra, forse a quanto pare si lasciano, non sono più compagni di avventura. Robert Capa ritorna a Parigi, Gerda Taro rimane proprio lungo il fronte, però ahimè Robert Capa apprende della scomparsa di Gerda Taro durante un momento della guerra, addirittura forse è stata schiacciata addirittura da un carro armato, è un evento abbastanza triste e scioccante. E, tra l'altro anche un libro è stato dedicato ultimamente a Gerda Taro, la ragazza con la Leica. Cioè, della seconda guerra mondiale, nel pieno della seconda guerra mondiale, Robert Capa segue le truppe. Attenzione, questo ci dà un po' anche il diciamo ci dà un po' il senso e lo spessore anche appunto del personaggio, perché voi considerate che Robert Capa è europeo, europeo, e già di per sé è un personaggio che insospettisce un po' gli americani, quindi
Robert Capa non è affatto americano, è europeo, e nonostante ciò segue, compra lui stesso la divisa. C'è una bella storia raccontata nel suo libro che dal titolo Leggermente fuori fuoco. E quindi Robert Capa compra la divisa e viene, in qualche modo segue le truppe americane durante lo sbarco a Gela nel 43. Sì, perché insomma gli americani, se lo sapete oppure avete affrontato questa già pagina di storia, gli americani sbarcarono proprio a Gela nel luglio del 43, e Robert Capa si paracaduta, no? Assieme agli altri paracadutisti, addirittura rimane impigliato in un albero per tutta una nottata, finché poi venne liberato insomma domani mattina, e segue naturalmente tutte quante le truppe americane che arrivano fino a Palermo, penso ad agosto del 43 sempre, e furono accolte da una folla festante, e come potete vedere anche in queste fotografie, una folla lì non fece altro che accogliere a braccia aperte gli americani, perché erano sicuramente stanchi intanto della guerra, del regime anche fascista. Lui a seguire, e continua a seguire le truppe, e anche celebre anche quest'altra fotografia nella quale si vede un soldato americano abbastanza alto che insomma forse chiede informazione a un contadino a Troina, è un paese in provincia di Enna. È una foto assolutamente famosa di Robert Capa. Insomma, segue le truppe e le segue fino a Napoli, praticamente, dove proprio in Campania a quanto pare l'avanzata americana subì un primo stop abbastanza lungo. Dopo alcune vicende, allora il nostro Robert Capa sbarca nella spiaggia di Omaha Beach il 6 giugno del 1944. Omaha Beach è, come potete vedere nella cartina, nel nord di Normandia, quindi al nord della Francia. Allora, naturalmente Robert Capa è là, sbarca a Omaha Beach, affronta il pericolo, rischia di essere assolutamente ucciso, e realizza anche un reportage. Questo reportage viene mandato in America, solo che dei rullini che insomma fece sviluppare Robert Capa abbiamo soltanto 11 fotogrammi. Perché? Perché l'ha detto alla stampa, era talmente emozionato, non so, ha fatto sicuramente un errore e ha compromesso tutti gli altri negativi. Quindi una persona rischia, un fotografo rischia la vita per ottenere soltanto 11 fotogrammi. 11 fotogrammi però che ci fanno capire assolutamente la situazione di pericolo di quel momento. Non riesco a immaginare Robert Capa, l'umore di Robert Capa quando ha preso la notizia che ha rischiato la vita per pochissimo. Allora, poi naturalmente dopo Omaha Beach Robert Capa segue sempre le truppe americane, arrivano a Parigi. Qua ci sono, come potete vedere, alcuni momenti della liberazione di Parigi da parte delle truppe americane. Qua ci sono delle persone che stanno rischiando anche la vita, perché ci sono dei cecchini che stanno in attesa nei vari palazzi, insomma, a uccidere. Tra l'altro, ecco, conosce durante la guerra gli altri componenti di quella che sarà la futura agenzia Magnum. L'agenzia Magnum è un'agenzia fotogiornalistica, la più grande agenzia fotogiornalistica del tempo, con altri quattro, tutto quello che accadeva intorno al mondo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, e naturalmente le guerre nel mondo non mancano, però magari Robert Capa riesce anche a eppure alcune vicende riguardanti la nascita dello Stato di Israele. La comunità internazionale decise di ricompensare l'età di insediarsi in quello che fu la loro terra d'origine, cioè una parte del Medio Oriente. E Robert Capa continua comunque a fare il suo lavoro di fotografo di guerra. L'ultimo suo lavoro di guerra lo farà in Indonesia.
perché proprio lì, durante un reportage, mise il piede in una mina anti-uomo e diciamo saltò in aria. Nel 1954, queste probabilmente qua che vedete sono le ultime fotografie che fece Robert Capa, di quel periodo, quindi dalla guerra civile spagnola fino alla guerra di Indocina. Allora, spero insomma che sia stata e spero soprattutto che possiamo rientrare subito a scuola. Ciao a tutti!